30 kg di funghi sequestrati a Vernazza, stretta dei forestali del parco a tutela dell'ambiente. Scuola, il popolo dell'ISA 5 contrario all'accorpamento, chiediamo di essere ascoltati, partono una lettera e una petizione. Sapori e mestieri, stile artigiano, 3 giorni di dolcezza e approfondimenti anche sulla sicurezza alimentare. Run a Dog for Children, 5 km per la solidarietà e la pediatria spezzina, in 9 anni raccolti 50.000 euro. Pubblico delle grandi occasioni, premi e sorrisi, il gran galà dello sport al civico è un successo. Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti alla quotidiana edizione del TLS Giornale di Tele Liguria Sud, nel caso quello di lunedì 27 novembre 2023. I carabinieri forestali per la salvaguardia del territorio e del rispetto delle norme in questi giorni stanno effettuando una serie di servizi per la verifica del corretto esercizio della raccolta dei funghi. Un cittadino è stato sanzionato per aver raccolto nel territorio di Vernazza quasi 30 kg di funghi. L'ISA 5 non ci sta ed esprime forte preoccupazioni e incertezza riguardo all'accorpamento con l'ISA 19 di Riccò del Golfo, anche se al momento si tratta ancora di una ipotesi. Docenti, consiglio d'istituto, personale scolastico hanno lanciato una petizione e scritto una lettera indirizzata firmata da più di 160 persone alla terza commissione regionale, chiedendo anche un coinvolgimento diretto del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Ce ne parla Maria Torre. Stupore e sconcerto esprimono docenti, personale ATA e rappresentanti dei genitori dell'Istituto Comprensivo Anna Frank ISA 5 in una lettera indirizzata alla Regione, al Sindaco e al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale relativamente all'ipotesi di accorpare questo istituto con l'Istituto Comprensivo numero 19 di Riccò del Golfo. Dove saranno gli uffici di segreteria? Dovranno essere i genitori di Riccò a venire in città per ogni esigenza o dovremo essere noi ad andare in Valdivara? Si domandano nella missiva. Chiedono inoltre, a gran voce, che venga difesa la loro scuola, dove la collaborazione, l'ascolto, l'attenzione agli ultimi, la vicinanza, la qualità sono prioritari. E continuano. Abbiamo iniziato da 2 anni un cammino di collaborazione tra la dirigente e tutte le componenti dell'istituto che sta dando buoni frutti. Non vogliamo che questo cammino sia interrotto. Le persone non sono intercambiabili, la qualità della scuola è fatta dalle persone che la vivono. La missiva chiede a gran voce che le istituzioni, comune, provincia, regione, ascoltino il territorio e che ogni decisione venga effettuata con una reale partecipazione dei cittadini, siano essi personale scolastico o genitori degli alunni, al fine di garantire la salvaguardia della qualità della scuola. Ripetono a gran voce: vogliamo essere ascoltati. La missiva ha in calce la firma di 106 docenti, 17 tra collaboratori scolastici e personale di segreteria e 56 rappresentanti di istituto, oltre ovviamente alla presidente del consiglio di istituto che l'ha redatta. In merito alla proposta di accorpamento è stata inoltre lanciata una petizione online firmata da oltre 600 persone. Lutto nella comunità lericina e in particolare di Sant'Erenzo. È morto all'età di 89 anni Luigi Questa, un grande protagonista del mondo dello sport natatorio, a cui ha dedicato passione e dedizione sia come atleta che come organizzatore di eventi sportivi come il trittico di nuoto, una delle gare di fondo più importanti a livello nazionale. Il comune di Lerici gli aveva dato il riconoscimento della cittadinanza onoraria come grande uomo di sport. I funerali si svolgeranno domani ore 11 presso la chiesa di Sant'Erenzo.
e si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Beverino i funerali di Cosimo Mascetti, morto all'età di 53 anni per un malore improvviso. Amante del mare da sempre, era riuscito a farne diventare una professione. Con competenza e simpatia portava i turisti ad ammirare le bellezze del Golfo e delle Cinque Terre, un mare che Cosimo conosceva bene e che appena poteva solcava con la sua barca a vela. Nella chiesa di Beverino oggi erano in molti a salutare un amico che lascia a tutti una lezione di vita per la sua infinita disponibilità. Rinnovato il consiglio direttivo del Centro Servizi Volontariato Vivere Insieme, alla presidenza resta Mauro Borgna, che questo pomeriggio ha fatto un punto della situazione ricordando le sfide dovute, per affrontare anche alla luce dell'inserimento del registro nazionale delle associazioni di volontariato. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti e Raffaele Maolella. Vivere insieme si lascia alle spalle un anno faticoso, però forse è meglio dire più di un anno faticoso. Ci sono già dei progetti per il 2023, avete rinnovato anche il consiglio direttivo di cui è stato confermato presidente. Quali sfide avete lasciato e quali sfide dovete continuare a portare avanti? Intanto personalmente ringrazio chi mi ha dato fiducia, spero di meritarla e di dimostrarlo nel prossimo triennio. Diciamo che il nostro è un lavoro che viene da lontano sicuramente. Siamo stati chiamati con la riforma del terzo settore a sfide che le associazioni non avevano avuto prima, perché comunque si è molto professionalizzato il lavoro delle associazioni e anche del volontario. Quindi in questo senso abbiamo fornito un supporto logistico e informativo notevole per le associazioni. Credo che senza i centri di servizio, non soltanto il nostro, ma su tutto il territorio nazionale, le associazioni avrebbero avuto molte più difficoltà. La riforma ha molto ingigantito quello che è il lavoro, basta pensare all'iscrizione, appunto, che è tutta digitale. In alcuni casi le associazioni hanno rinunciato ad esistere. Devo dire che sul nostro territorio quelle che abbiamo perso sono state compensate da nuove associazioni che hanno fatto richiesta di aderire. Quindi in realtà il nostro bilancio è positivo di due unità. Noi sicuramente come coordinamento e quindi come centro di servizio della Liguria abbiamo di fronte un progetto importante che è quello anche della Confederazione, quindi sempre di più unire il territorio con gli altri due centri, quindi Genova e Imperia e Savona, per poter dare una risposta più capillare anche a territori, penso all'entroterra anziché alla riviera, dove sono interessati da fenomeni di volontà associativa, ma che in qualche maniera sono carenti anche proprio di strutture e informazioni. Tra l'altro, uno degli obiettivi è anche quello di aiutare le associazioni a trovare i volontari giusti. Ribalterei il concetto, quindi trovare dei volontari che vadano bene per le associazioni, perché spesso le persone non hanno ben chiaro quello che è la possibilità di volontariato per sé e quindi vengono da noi e noi facciamo un po' da catalizzatore e da filtro per le persone che non hanno le idee chiare, diciamo così. E quindi bisogna avere una capacità anche interpretativa dei loro bisogni, parlare con loro, capire, valutare anche a seconda delle fasce di età perché ci sono esigenze o aspettative diverse. E poi dopodiché le convogliamo alle associazioni. Consueto presidio del lunedì in Piazza Mentana davanti al Teatro Civico, se vogliamo la pace, prepariamo la pace, promosso dalla rete spezzina Pace e Disarmo. Il presidio ha inteso manifestare, spiega la nota dei promotori, la propria contrarietà ai decreti sicurezza recentemente approvati dal governo e vuole mettere in evidenza la loro inconsistenza e la loro inefficacia. Una serie di misure per mostrare il pugno di ferro del governo nei confronti dei più deboli e marginali, che è destinato a produrre poca sicurezza, mentre rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto sociale ed il dissenso popolare. Tra queste, la norma che autorizzerà gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un'arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio. Si permetterà così a 300.000 agenti di girare sempre armati con un'arma propria. Nel corso della serata sono intervenuti Giorgio Beretta dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere OPAL e Giancarlo Saccani del gruppo di Azione Non Violenta.
Cala il sipario su sapori e mestieri, stile artigiano. Il bilancio supera le 20.000 presenze in 3 giorni. A fare il punto è il direttore di Confartigianato La Spezia, Giuseppe Menchelli. Sentiamo l'intervista di Chiara Alfonsetti con le immagini di Daniele Raboazzo. Cala il sipario sulla 18ª edizione di questa manifestazione organizzata da Confartigianato La Spezia. Quante presenze e soprattutto cerchiamo di fare un bilancio. Si parla di oltre 20.000 nel corso dei 3 giorni e tante sono le imprese che sono state coinvolte. Negli stand sono 40 gli espositori, ma sono 100 le imprese che hanno partecipato alle varie iniziative che abbiamo fatto, sia nei musei sia nei percorsi fatti con le guide turistiche di Arte Natura. Se dobbiamo fare un bilancio della manifestazione è sicuramente positivo, dagli show cooking alle visite guidate con la cooperativa Arte Natura appunto all'interno dei musei cittadini. Numeri che ci confortano perché anche in termini di fatturato il settore alimentare in questi anni è cresciuto a partire dal 2018, che è l'ultimo dato che abbiamo, di oltre il 40%. Sapori e mestieri è stata un'occasione per festeggiare anche un compleanno importante, i 25 anni delle guide turistiche di Arte Natura, di cui lei è tra i soci fondatori. Sì, Arte Natura nasce nel 1998, che oggi danno lavoro a oltre 40 guide turistiche e che nel corso di questi 25 anni hanno contribuito alla crescita turistica della nostra provincia. Hanno costruito un percorso che ha aiutato non solo la crescita economica del nostro territorio, ma ha aiutato anche gli amministratori, compreso il parco, in questa fase dove si doveva parlare di flussi, perché sono quelli che conoscono meglio di altri i passaggi e i problemi che vive il turismo nella nostra provincia. Una delle tante tematiche che sono emerse nel corso dell'anno è stata anche quella della mancanza di manodopera. Lei è anche ristoratrice, quindi è un fenomeno che conosce bene. Che 2023 ci lasciamo alle spalle e quali sono le prospettive per il 2024? Chiudiamo un 2023 con una grande mancanza di personale su tutti i settori, sia sul settore artigianale che del commercio, del turismo, ristorazione. E cerchiamo di guardare verso il 2024 con nuove prospettive. Queste prospettive potranno esserci sicuramente con l'aiuto di formazione per la parte giovane, perché è la parte giovane che deve essere quella che fa da bacino per far crescere tutti i settori. Durante la 3 giorni sono stati affrontati molti temi, tra gli appuntamenti più seguiti quello dedicato alla sicurezza alimentare. Per noi sempre Chiara Alfonsetti e Daniele Raboazzo. Quando si parla di sicurezza alimentare bisogna sempre stare molto attenti, è il vostro lavoro. Come funziona la vostra struttura complessa? Sì, la nostra struttura è articolata nel contesto del Dipartimento di Prevenzione, appunto dell'ASL 5, e noi ci occupiamo come veterinari di controllo e ispezione igienico-sanitaria di esercizi, mense, ristorazione, esercizi al dettaglio e all'ingrosso, in cui viene preparata, lavorata, somministrata e commercializzati alimenti di origine animale. Per il cittadino speriamo che sia un momento per scoprire qualche trucco da utilizzare in casa e riuscire a preparare con soddisfazione ma anche con sicurezza i propri alimenti. E per gli addetti lavori più professionali, quindi titolari magari di attività commerciali o di ristorazione o di preparazione di alimenti, capire che le autorità di controllo anche in queste occasioni diciamo che rappresentano un organismo sia a tutela del consumatore ma anche a tutela loro, che può essere per loro un riferimento. Ultimamente il consumatore si è molto sensibilizzato al tema, oltre ad essere emerse diverse intolleranze e allergie alimentari magari negli anni precedenti non note al consumatore stesso, e quindi l'operatore del settore alimentare si deve mettere in regola mettendo a disposizione del consumatore tutta una serie di informazioni utili al consumatore stesso per capire cosa può e cosa non può mangiare e far arrivare quindi al consumatore anche in direttamente una traccia di un allergene non dichiarato.
E ieri, in concomitanza con la manifestazione Sapori e Mestieri, si è tenuta in Piazza del Mercato l'ormai tradizionale Fattoria in Città. Vediamo il servizio, sempre di Chiara Alfonsetti, con le riprese sempre di Daniele Rabuazzi. Fattoria in Città è un appuntamento fisso, poco prima di Natale, l'ultima domenica di novembre, che per necessità e virtù è dovuto cambiare nel corso del tempo. Quanto è difficile arrivare nel 2023 con tutto quello che è successo negli ultimi anni, riuscirla a cambiare questa manifestazione e soprattutto qual è un bilancio di questa giornata? Allora, indubbiamente il blocco della pandemia ha creato un po' di scombinamento nelle menti degli agricoltori. Le imprese sono imprese e si sono adeguate nel tempo. Noi abbiamo cominciato in 8 aziende e con quello che avevamo. Adesso chi viene qua trova veramente tutto e con una proposta anche enogastronomica molto importante. Abbiamo anche fatto delle degustazioni mirate con i sommelier per abbinare i vini e i prodotti tipici che sono presenti qua nella fattoria. Gli animali sono sempre un polo attrattivo. Abbiamo aumentato quello che era la richiesta, cioè far divertire i bambini. Oltre ai laboratori della CIS, abbiamo quest'anno gli asini delle Apuane, abbiamo il calessino della Sunday ISD, che è l'associazione che anche lei con un calessino, con un pony, porta i bambini in giro nel ring. Abbiamo l'altra azienda che ha il cavallo, un cavallo bardigiano. Lo scopo della fattoria è far conoscere gli animali, avvicinarli, farli toccare gli animali, e questo credo che sia fondamentale. L'agricoltura non può essere lasciata sola, noi tutti i giorni siamo sotto il cielo, quindi abbiamo, oltre ai problemi generali della gestione di un'impresa, abbiamo anche le variabili meteorologiche che colpiscono qualcuno ogni tanto quando sono esagerate, ma l'agricoltore è sempre o sotto l'acqua, sotto la neve, se c'è troppa acqua è un problema, se ce n'è poca è un altro. Quindi ci siamo evoluti, abbiamo lavorato, ci vuole un progetto coordinato per una promozione di area vasta, promuovere tutta la provincia della Spezia. L'amministrazione comunale e i volontari della Protezione Civile di Porto Venere ringraziano la società Silver di Parma per aver donato un'elettropompa portatile di drenaggio modello al gruppo comunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Porto Venere. Si tratta di uno strumento di grande utilità durante gli episodi di allagamento che colpiscono ormai sempre più frequentemente il territorio comunale. Alice, l'associazione spezzina che si batte a tutela dei pazienti colpiti da ictus, chiede chiarezza dopo le notizie che prevedono alcune rivoluzioni organizzative tra i vari reparti ospedalieri del Sant'Andrea. Il servizio è di Jacopo Cidale, le immagini di Sergio Diofili. Il post-ictus alla Spezia rischia di diventare un problema. Perché? In questo momento la Alice, l'associazione che io rappresento, ha più volte contestato le modalità operative successive a quello che sarà lo spostamento della neurologia dal padiglione Paita, che praticamente dovrà essere demolito, a un altro padiglione, che è il padiglione 6, dove c'è adesso la medicina. Noi abbiamo constatato che i posti letto, in particolare quelli monitorati per i pazienti con ictus, sono insufficienti, al che la direzione ha prospettato, anche in altre riunioni che abbiamo avuto, la possibilità di mettere i letti monitorati in rianimazione. Noi, di fronte a questa situazione, abbiamo molte preoccupazioni, perché ci esistono dei protocolli terapeutici che prevedono la presenza di, oltre che neurologi e dei pazienti monitorati, anche dei terapisti, dei logopedisti, dei psicologi. Questi sono protocolli diagnostici terapeutici che sono approvati a livello nazionale. Oggi avete avuto un incontro importante in merito. Nella fattispecie, il dottor Cavagnaro ci ha convocato per sentire le nostre ragioni dal punto di vista di una alternativa a quello che è lo spostamento che stanno effettuando. Noi abbiamo dato queste indicazioni, le indicazioni non sono contro la norma, può essere una cosa applicata, detta dallo stesso Cavagnaro, dice però adesso non la facciamo, al che noi non siamo d'accordo, perché
Parliamo di 400 persone all'anno che vengono colpite da ictus. 200 di queste persone dovranno essere trasferite a Genova. Su questa cosa qua noi non siamo d'accordo. E invitiamo a questo punto il sindaco della Spezia, in qualità di autorità sanitaria locale, a intervenire, perché è sua competenza, in quanto se viene segnalato che c'è qualche problema per la salute della città, e in questo caso lui è presidente anche della conferenza dei sindaci, deve intervenire, ha poteri sostitutivi governativi. A questo punto chiediamo il suo intervento. È stato riaperto al pubblico l'archivio notarile mandamentale del Comune di Pontremoli. Sarà possibile riaprire la sede del Comune di Pontremoli all'interno del Palazzo Comunale, dove sono conservati documenti risalenti agli ultimi 100 anni, i quali potranno essere forniti in copia autentica da professionisti, ma anche da tutti i cittadini. Il pubblico delle grandi occasioni, ora un po' di sport, e una pioggia di premi e riconoscimenti per il costante impegno nello sport cittadino. Bilancio positivo, insomma, per il gran galà dello sport al Teatro Civico. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Grande festa sabato sera al Teatro Civico della Spezia per la seconda edizione del gran galà dello sport. Una serata dedicata allo sport e agli atleti, presentata dal nostro Gianluca Tinfena, durante la quale il Comune ha premiato gli atleti spezzini di ieri e di oggi e le società sportive che si sono distinte nella passata stagione, oltre a quelle che possono vantare oltre il secolo di vita. Sono stati premiati complessivamente 105 campioni regionali, 40 campioni nazionali e 15 campioni internazionali di federazione, 46 atleti di enti di promozione sportiva e 3 atlete convocate nella nazionale nelle discipline del nuoto, del basket e della boxe. Tra gli atleti del passato, riconoscimenti per Alessandra Borio, vogatrice azzurra all'Olimpiade del 1984, così come Monica Olmi, nuotatrice, e Iosella Lombardi, ginnasta prima, campionessa e allenatrice di bocce poi. Presente la figlia Barbara, è stato ricordato il pugile Giorgio Bambini, bronzo all'Olimpiade di Città del Messico 68. Da anni da più parti viene richiesta, invano, l'intitolazione di una via a suo nome. Premio speciale a Paolo Paganini, giornalista di punta di Rai Sport, ma nato professionalmente qui a Tele Liguria Sud. Io ho iniziato la carriera giornalistica qui a Spezia, a Tele Liguria Sud, e poi piano piano a Genova, poi a Milano, adesso a Roma con il 90° minuto. Però io credo che in ogni, diciamo così, attività, che sia quella sportiva o che sia quella appunto giornalistica, che portare dietro le proprie radici sia fondamentale. Riconoscimenti infine per le realtà che si battono per lo sport inclusivo e per le società sportive locali che possono vantare il secolo e oltre di attività. Canottieri Velocio, Sport Club Virtus, Pro Italia, Rarinantes Spezia e tiro a segno nazionale. Infine targa speciale a Raffaele Adamo, maestro di kickboxing e maestro formatore del CONI, ex campione europeo di judo nel 1987. Tennis parla anche spezzino, la Coppa Davis vinta ieri dall'Italia dopo 47 anni. Gli azzurri hanno infatti superato sabato in semifinale la Serbia per 2-1, mentre ieri in finale hanno vinto 2-0 contro l'Australia, con Sinner e compagni anche Lorenzo Musetti, nato a Carrara ma cresciuto sportivamente alla Spezia, con coach Simone Tartarini. Aperta a tutti, agonisti ed amatori, domenica 3 dicembre prenderà avvio la 9ª edizione della Run for Children, bellissimo evento che unisce lo sport alla solidarietà. Vediamo il libro di Vimal Carlo Gabbiani e Sergio Diofili. Vediamo il servizio. Domenica prossima ritorna la Run for Children, la manifestazione podistica il cui ricavato viene devoluto al reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Tutti sono invitati a mettersi in gioco per una causa, quella della salute dei bambini, davvero importante. La gara quest'anno è
sia campionato regionale assoluti, quindi c'è la parte competitiva, che non competitiva. La non competitiva la possono correre tutti, chiunque, dai bambini accompagnati alle persone passeggiando e camminando liberamente. Il percorso è collaudato, è tutto sulla passeggiata Morin, andremo al Porto Mirabello, torneremo dal ponte di Town, ritorniamo sulla passeggiata Morin e faremo il Molo Italia. L'arrivo è lì davanti alla Capitaneria di Porto. Domenica prossima ritornerà la Run for Children, un grande evento. Sì, alla nona edizione, quindi è diventata una tradizione non solo sportiva, perché vi sarà una gara podistica semicompetitiva, ma anche un momento di solidarietà, perché il ricavato della Run for Children sarà dedicato esclusivamente all'ospedale Sant'Andrea, al reparto di pediatria, quindi siamo molto soddisfatti e contenti di poter sostenere questa attività e questa manifestazione ancora una volta nella nostra città. Una corsa che vedrà protagonisti anche i nostri amici a quattro zampe, i cani. Con la Run for Children ritorna anche la Dog for Children. È la settima edizione della DOG, una manifestazione che richiama i possessori di amici a quattro zampe. Il percorso è sempre lo stesso, quindi saranno 5 chilometri, ci saranno le premiazioni anche per loro, quindi premieremo anche i primi tre arrivati e speriamo che sia una bella giornata anche per loro. Da oggi per tutti i collezionisti della provincia spezzina sono disponibili presso la sede centrale in Piazza Verdi i libri e gli album dei francobolli degli anni 2020, 2021 e 2022. Gli speciali prodotti filatelici saranno offerti fino a sabato 2 dicembre anche negli uffici postali con sportello filatelico del territorio nazionale. Mercoledì il Parentucelli Arzelà di Sarzana commemora l'anniversario del rastrellamento nazifascista del 1944. Alle ore 9.50 i rappresentanti degli alunni in consiglio di istituto e nei diversi consigli di classe si uniranno alla commemorazione presso il Pennone della Memoria in presenza di rappresentanti di ANPI, ANMI, Museo della Resistenza e dell'Amministrazione Comunale di Sarzana. Sarà l'art director Giacomo Callo il protagonista dell'evento A Copertine Scoperte organizzato da Startè per venerdì 1 dicembre ore 18.30 presso la sede dell'Associazione in Piazza Europa 16 alla Spezia, un incontro voluto questo per raccontare attraverso la decennale esperienza di Callo come nasce la copertina di un libro. Sabato ore 17 presso l'auditorium del Conservatorio Puccini, via 20 settembre, si terrà il concerto di inaugurazione dell'anno sociale 2023-24 dell'Associazione Culturale Italo-Tedesca che ha festeggiato quest'anno il cinquantennale dalla sua costituzione. Michael Wessel, valente pianista già noto al pubblico spezzino, si esibirà in un programma di musiche mozartiane dal titolo Mozart, il turbine viaggiante, ingresso libero. Domenica dalle 10 alle 18 il professor Wessel terrà una masterclass per il Conservatorio Puccini presso la Sala Dante. Calcio. Il Cadimare ha giocato ieri in maglia rosa in promozione in appoggio alla causa femminile. Purtroppo la vittoria in occasione dell'esordio del nuovo allenatore è sfumata quasi in extremis. Ma seguiamo il nostro servizio. Questo Magrazzurri sembra non fermarsi più, con un gol all'inizio e uno alla fine della gara. Infatti Santo Stefanesi, e a tale match si riferiscono queste immagini, si impongono con un classico 2-0 nel derby provinciale con la Tarros Sarzanese e così agganciano in quinta posizione nel girone B del campionato di promozione ligure l'intercomunale Beverino, risultato insieme ai beverinesi ora come ora dunque la squadra più avanti in classifica fra quelle della nostra provincia. Per il resto, trasferendoci con le riprese
Alla Pieve, più esattamente al Dennis Pieroni, finisce 3-3 il debutto al comando della prima squadra del Cadimare di mister Stefano Buccellato, che se la doveva vedere con il San Desiderio, il quale pareggia una volta in svantaggio per 3-1, rimontando nel finale. Per il resto, sconfitto invece per 2-1 a Bogliasco il Levanto, al contrario buona vittoria per 1-0 sia del Canaletto Sepor in casa sulla Caperanese che del Don Bosco Spezia in trasferta sul Little James a Genova. 1-1 dell'Intercomunale Beverino sul suo campo con la PSM Rapallo, al comando però col Bogliasco il Molassana Boero. Venendo alla prima categoria girone E con le immagini alla vittoria per 1-0 all'Incerti del Ceparana sull'Iron Fox a Megliese, Ceparana in attesa del nuovo allenatore. In testa qua il Brugnato viene raggiunto dal Follo, in seconda posizione perde un po' di terreno il Maro Acquasanta, intanto sale una Bolanese che sembra volersi proporre come squadra sorpresa di questo campionato. Per concludere veniamo alla seconda categoria, girone F, dove alla guida c'è qui il Romito Magra Hauser. Queste immagini però si riferiscono al pre-partita, perché l'incontro è cominciato con netto ritardo, del match tra il Lerici e lo Spezia Sportale. Per la cronaca, i lericini si sono imposti per 5-0. E in chiusura veniamo alle previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo della Liguria. Grazie anche questa volta per averci seguito, l'augurio di un buon proseguimento di serata ovviamente su Tele Liguria Sud. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Daniele Gallo. Un temporaneo e debole rinforzo anticiclonico determina il ritorno a condizioni più stabili sulla nostra regione, in attesa di un nuovo passaggio perturbato previsto per giovedì e venerdì. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 28 novembre. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, salvo qualche residuo passaggio nuvoloso a Levante nel corso della notte e delle primissime ore del mattino. Al pomeriggio e in serata invece il cielo sarà sereno ovunque. I venti al mattino saranno tesi da nord-ovest su genovese e savonese, più moderati altrove. Nel pomeriggio ancora venti tesi da nord-ovest, escluso il ponente ligure, e avremo ulteriori rinforzi della tramontana in serata. Il mare sarà molto mosso per onda lunga da ovest sud-ovest, mare agitato invece al largo. Infine uno sguardo alle temperature, queste saranno in calo le minime o al più stazionarie e in aumento invece le massime. I valori minimi costieri oscilleranno tra 5 e 11 gradi, mentre quelli massimi tra 14 e 18 gradi. Se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni, potete visitare il sito centrometeoligure.com.